Benvenuti in un nuovo video. Questo video l'ho visto da Annalisa Superstar e mi è piaciuto. Lei diceva di averlo visto, non mi ricordo dove, però era carino, ho deciso di farlo anch'io, soprattutto perché si parla di alimentazione, che è una cosa alla quale mi sono ormai da un bel po' risvegliata alla grande, quindi era interessante così, siccome mi diverto a vedere magari quelli degli altri ogni tanto, così, video leggeri. Ecco appunto le sette cose, i sette alimenti, diciamo così, che in casa mia, per me, nella mia alimentazione, almeno di questo periodo, perché io vado a scaglioni, vado a periodi molto lunghi, ma vado a periodi, però ci sono sempre quelle cose che non mancano mai. Ecco, i sette alimenti che non mancano mai nella mia alimentazione quotidiana. Ci sono, credetemi, ancora persone che mi dicono: "Ma tu che mangi?" E queste persone mi fanno veramente incavolare. Ma come che mangio? Bando alle ciance, siccome siamo in un fit world, questo è quello che va di moda in questo momento, quindi rispettiamo queste cose e divido questi alimenti, che sono sette, in diciamo, vi dirò due carboidrati, i miei due preferiti, quelli che non mancano mai nella mia alimentazione quotidiana, due proteine e due grassi, sì, e poi un extra che non deve mancare mai nella mia giornata, mai. Partiamo dai due carboidrati. Allora, il primo è senza ombra di dubbio l'avena. Sicuramente nelle mie storie di Instagram vedrete sempre l'avena, avrete visto sempre l'avena o in forma di crusca o in forma di fiocchi. Perché in particolare? Allora, uno costa poco, abbastanza poco, due è molto completa. È inutile che vi elenchi quanto fa bene l'avena perché lo sappiamo tutti. E terza cosa che amo dell'avena e in particolare della crusca, ma per forza di cose, è saziante da morire. Io mi sono resa conto che se faccio colazione e ci metto crusca d'avena, come la utilizzo? La utilizzo magari o facendo il porridge, un po' di crusca e un po' di fiocchi, poi mettendoci su quello che mi va, oppure se mi faccio il pancake utilizzo la crusca d'avena, la utilizzo come una farina, magari la mescolo al cocco, alla farina di cocco, eccetera. Oppure ancora ci metto due cucchiai di fiocchi nell'albume, ovviamente insaporito con altre cose, e mi esce un ottimo, ottima omelette o pancake o quello che vi va di fare. La mia grande scoperta dell'America, la pasta. La pasta ultimamente, diciamo che se non mi faccio il piatto di pasta al giorno, mi manca, devo essere sincera. E allora, mi piace perché è veloce. Mi piace perché è buona, mi piace perché è magra. La pasta è magra, non fa ingrassare. È come la pizza, sì, in base a quello che ci metti su, inchiatti o no, insomma, questo è comunque il piatto di pasta integrale perché mi piace di più come sapore, oltre alle proprietà che ha, ovviamente. Passiamo alle mie due fonti proteiche preferite. Senza ombra di dubbio, le uova. Barra albumi, barra un uovo più dell'albume, insomma. Anche qui è poco costoso, è veloce, è versatilissimo, si presta a tantissime preparazioni, ed è una fonte proteica completa. Questo perché dicevo tempo fa che ultimamente, insomma, da un lungo periodo, non so per quale motivo, perché non l'ho fatto apposta, non ci ho neanche pensato, sto comprando veramente pochissima carne, anzi, sono mesi che non la compro, in poche parole, sì, forse sì, sono mesi. E poco pesce ogni tanto. Preferisco comunque le uova, che da piccola non mi piacevano, adesso mi piacciono un sacco. Altra fonte proteica, e questa non me la deve togliere nessuno, perché non sono una grande mangiatrice di formaggi, prodotti caseari, eccetera. Mi piace il parmigiano, mi piace. Non vado matta, insomma, per queste cose, per cui diciamo che opto per la forma più morbidosa, ossia lo yogurt. Lo yogurt non mi manca mai durante il giorno, mai, mai, mai. Io devo averlo tutti i giorni. Ci fosse anche solo quello come forma lattea esistente al mondo, io mangerei Aiosa yogurt. Mi piace troppo, mi piace un sacco l'odore. Yogurt greco perché è più cremoso, io lo utilizzo spesso in preparazioni salate, come mi avete visto fare in altre sedi.
perché è veramente versatile. Lo utilizzo come il Philadelphia in quei casi lì, perché si presta molto, però anche lo yogurt classico, lo yogurt vaccino classico, quello più liquidino, mi piace tantissimo. Ci metto di tutto dentro, perché io metto qualsiasi cosa, frutta, verdura, avena, tutto quello che capita, mandorle, bla bla bla, però non deve mancare mai. Passiamo alla parte cicciosa dell'alimentazione, cioè i due grassi, le due fonti di grassi che non mi mancano mai durante il giorno. Questo non vuol dire che utilizzo solo questi, vuol dire che queste non mi mancano mai, comunque. Una, il cacao amaro. Io prediligo di solito, e dietro la scatola spesso viene riportata questa cosa, spesso ma non sempre in base ai marchi, il cacao amaro, però prediligo quello senza il burro di cacao. Quindi vedo che non ci sia, se è magro, preferisco che non sia quello per le preparazioni dolciarie, quindi un pochino più completo, un po' più arricchito, per far venire le creme più vellutate, bla bla bla. No, cacao amaro, punto. L'altro è ovviamente l'olio extravergine d'oliva. Non vado a ricercare grandi oli, insomma, quegli olio di lino, olio, sì, sono ottimi, però quello che comunque è più versatile, è più buono e sa di qualità, vale spenderci anche qualcosa. E l'olio extravergine di buona qualità. Per completare il quadretto, che cosa non dovrebbe mai mancare nella mia cucina? Chi mi conosce non ne ha assolutamente dubbio: il caffè. Anche se devo ammettere che ne bevo molto meno di prima. A volte anche uno o due al giorno, cioè roba che io non è normale, insomma, che io beva così poco caffè, ma in genere non vado mai oltre 4 e in genere il mio caffè si sviluppa solo la mattina, prevalentemente la mattina, quello del dopo pranzo. Io il pomeriggio e la sera non bevo caffè, ma non perché non riesco a dormire, perché c'era un tempo in cui con mia cugina alle 11 e mezza di sera ci facevamo il caffè e poi andavamo a dormire, una meraviglia. Però non lo so, il sapore del caffè durante il pomeriggio non mi va, non mi piace molto. Questi sono i 7 cibi che non mancano mai nella mia cucina, tutto il resto sono satelliti. Scherzo, penso che ognuno di noi abbia determinate cose che se non ce l'hai puoi avere il frigo pieno, gli scaffali pieni, ma quella cosa lì ti manca, proprio è. Cosenza ti dice il Chiurito? Ce lo devi avere. Se vi va di farmi sapere i fatti vostri, i vostri cibi, oppure avete qualche consiglio, me lo date. Qualcosa di buono, non so. Vabbè. Al prossimo video, ciao.